questi erano i Placebo più Morning, ovviamente la prima scelta musicale della nostra ospite Chiara Lascura, che è al telefono. Buongiorno Chiara. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Bentornata, giusto? Sì. Quando, sì, cioè, lì eravate entrambe quando abbiamo parlato del vostro libro con il progetto Belle di Faccia, e sono molto contenta di averti di nuovo qua con una cosa solo tua, tutta tua, e tutto un fumetto da autrice e disegnatrice, che è appunto Quiranta. Ma partiamo da Brian Molko, forse? Certo. Dai, raccontami perché hai scelto i Placebo. Ma devo dire che credo che sia un'esperienza collettiva, cioè il video di Pure Morning dei Placebo con Brian Molko, che ha un po', secondo me, scardinato tutto quello che sapevamo dell'espressione di genere. Quindi questo ragazzo che però ha questi lineamenti super femminili, poi lui si definiva apertamente bisessuale, e quindi è stata, secondo me, la prima fase di bipanic della mia vita. E quando ho sentito quella parola, subito ho detto: sai che forse questo sono io, anche se poi in realtà non ho mai fatto coming out. Quindi per me è molto importante Brian Molko come personaggio, insomma. E questo rientra nel discorso che facciamo sempre, molto spesso qui su Letture Metropolitane, che è quello della narrazione, ovviamente. Cioè, se noi abbiamo davanti qualcosa che in qualche modo ci corrisponde, ci fa sentire delle vibrazioni di somiglianza, il mondo ci risulta, diciamo, più affrontabile, no? In certi momenti. Per questo è così importante avere una varietà grande di rappresentatività, eh sì, no? Nei media soprattutto. E, nel tuo caso, appunto, Quiranta, sottotitolo Meglio tardi che mai, tu parli effettivamente della tua esperienza, o comunque, diciamo, dell'esperienza del coming out un po' più tardi del solito. E è un discorso che non solo ha a che fare con un'esperienza personale, ma secondo me ha a che fare in generale con una performatività che si va cercando anche in direzione sessuale, cioè come se dovessimo per forza essere qualcosa in un certo periodo, sbrigarci a dirci cosa, a dire cosa siamo. Entro anche una certa data, sì, altrimenti anche, diciamo, in un momento che in un mondo che è, diciamo, più ampio, no? Quello di adesso rispetto a tanti anni fa, dove ci sono anche forse più possibilità e libertà di riconoscersi, però comunque anche quella diventa una performance. Sì, esatto. Io credo che ci sia questa spinta a scoprirsi giovanissimi, giovanissime, a sapere chi sei, a sapere il tuo orientamento sessuale, la tua identità di genere. In realtà, anche se adesso ovviamente ci sono più rappresentazioni, si conoscono più cose, e comunque la comunità queer è più presente anche nei media e ha più rappresentazione, comunque viviamo sempre in un mondo che è molto eteronormato. Certo. E quindi già arrivare a smontare tutte quelle cose, a decostruirle, richiede un po' di tempo, quindi non soprattutto per chi è cresciuto quando ce n'erano ancora di meno di queste rappresentazioni, non è tutto così immediato. Quindi per me ci è voluta una vita per decostruire tutte le cose che avevo dato per scontate, che la società ti dice che devi essere, per scoprire in realtà quello che ero davvero. Quindi secondo me davvero non è mai troppo tardi, e bisogna farsi un sacco di domande e non dare per scontato che la tua identità sia quella che ti hanno attaccato addosso, insomma. Certo. E poi torniamo su questo argomento, però vorrei fare un passo nel mondo della parte, diciamo, tecnica, tra virgolette, nel senso che tu sei un'illustratrice, e il passaggio alla storia, ad una storia completa, che poi è una storia personale che, diciamo, da un certo punto di vista forse è un'ulteriore difficoltà oppure una facilitazione, questo me lo dirai tu, com'è stato? Quali sfide hai affrontato? È stato liberatorio da un certo punto di vista? È stato complesso? Raccontami com'è andata. Allora, io leggo un sacco di fumetti, mi piacciono, e leggo graphic novel, però non ne avevo mai fatta una, quindi avevo sempre disegnato e basta. Quindi mi è venuta l'idea di fare una cosa nuova a 40 anni, per la prima volta, anzi oltre i 40, e
il passaggio ovviamente è stato all'inizio traumatico, nel senso che volevo fare ovviamente un buon lavoro e quindi ho iniziato a studiare prima che lavorassi veramente. Quindi i primi mesi sono stati un po' di panico quando ho firmato il contratto in poi. Poi credo di aver trovato un po' una quadra nella storia in tutto, perché comunque anche se un memoir non è una ricostruzione fedele degli eventi, insomma, di come sono avvenuti in maniera cronologica, ma ho cercato di, insomma, di metterli in una sequenza che avesse senso anche per la trama, che permettesse alle persone, insomma, di rimanere lì incollate, di seguire, di non annoiarsi. Quindi non lo so se ho fatto un buon lavoro, però comunque la mia prima graphic novel non sarà perfetta, ma sono abbastanza orgogliosa Certo. di questo lavoro, quindi è stato anche bello fare una cosa che non avevo mai fatto prima. Guarda, ti dico, io l'ho trovata a parte molto godibile, devo dire molto liberatoria da un certo punto di vista, non solo per il discorso legato diciamo, alla scoperta di sé, al coming out, ma è anche liberatoria rispetto, per esempio, al rapporto con la propria famiglia, nello specifico al rapporto con la propria madre, perché tu poi non entro troppo nel dettaglio perché magari è bello scoprirlo, però c'è Certo. questa voce materna che è una voce che per tutti, ma soprattutto per tutte, è sempre complicata da gestire, perché comunque da una parte è punto di riferimento, tu lo dici più di una volta che non ti ha mai fatta sentire sola, no? E ti sei sempre sentita vicina, però da una parte è anche, cioè dall'altra parte è anche una voce problematica per molte, moltissime, forse tutte, perché ti mette davanti ad una serie di ruoli anche in quel caso, no? Devi essere in un certo modo e la voce della madre è magari molte volte, non dico la prima che ti giudica, perché sei tu di solito la prima che ti giudica, Quella ma la seconda, ecco, mettiamo così. che Quindi verbalizza prima, quella che forse. verbalizza, ecco, probabilmente sì. Mi racconti un po' come mai hai scelto questa chiave? Allora, diciamo che mi è venuto abbastanza in automatico perché appunto avevo appena vissuto il lutto, e, un lutto insomma abbastanza grande e improvviso e mi faceva molto ridere che mio padre appunto tenesse l'urna di mia madre dentro un armadio proprio mentre io stavo facendo coming out, quindi mi sembrava una cosa molto simbolica e molto ironica e all'inizio l'urna doveva comparire, insomma mia madre doveva comparire solo come un personaggio secondario, ma una volta che l'ho disegnata e ho iniziato insomma a metterla su carta, ho pensato no, questa deve essere tipo il filo conduttore di tutta la storia, perché questo dialogo con una persona che non c'è più, con cui non hai potuto fare certi discorsi, mi permetteva appunto di ripercorrere tutti i passi che mi hanno portato a fare il coming out così tardi e il modo in cui sono cresciuta, tutto quello che ho interiorizzato sui corpi, attraverso soprattutto mia madre, perché spesso purtroppo, cioè, quando sei piccola o adolescente non hai tutte queste sovrastrutture e le prime persone a insegnarti che non vai bene, che non stai rientrando in certi standard sono proprio i genitori e quindi anche prima di incontrare magari i pregiudizi dei miei coetanei o dei media o eccetera, avevo già imparato a casa mia che c'era qualcosa che non andava in me, nel mio corpo, nei miei comportamenti, eccetera. Quindi volevo un po' ricostruire questa storia in modo però anche ironico e in modo anche empatico anche verso mia madre, nonostante mi abbia fatto insomma del male mentre crescevo, perché anche lei comunque era a sua volta vittima del modo in cui è stata cresciuta. Tornando sul ritmo e tornando sulla la tecnica, io vorrei immediatamente una versione animata di Quiranta, adesso. Possibilmente con lo stesso ritmo, con la stessa velocità e boh, lo farei fare quasi alla Pixar per quanto è efficace. Come, Magari sarebbe molto molto bello. sarebbe molto molto bello anche e rivoluzionario per loro, per alzare anche un po' il Veramente. livello, ma soprattutto io da amante ti seguo la tua casa scema con grande Oh, trasporto grazie. e l'ho rivista anche dentro Quiranta. Come è stato invece l'utilizzo? Anche il ritrarre la tua casa, i tuoi ambienti, le tue emozioni, ma anche i tuoi pensieri
parenti, dentro la gabbia fissa del fumetto, anche... Allora, secondo me la cosa, l'ostacolo maggiore era proprio il fatto che fosse un memoir, quindi fossero dei fatti realmente accaduti, quindi la paura principale che ti viene, oddio, adesso si offendono tutti, specialmente la famiglia, e quindi per quanto riguarda me, io sono una persona forse anche troppo autocritica, quindi non avevo nessun problema a mettere magari in piazza le mie insicurezze, i miei difetti, eccetera, però quelli delle altre persone, così, insomma, era un po' più problematico, quindi ho cercato di scrivere, di disegnare, facendo finta che fossero tutti morti, non solo mia madre, quindi nessuno mi potesse più dire nulla, non lo so, spero di esserci riuscita, per fortuna non si è offeso nessuno, stranamente, però... è stato anche divertente perché io non sono una persona che disegna in modo super realistico e invece le persone che ho disegnato poi si sono riconosciute, hanno detto ma sono uguale e tra l'altro una cosa che fa molto ridere è che persino l'urna di mia madre è uguale a mia madre secondo le sue amiche, quindi questa cosa fa molto ridere che un oggetto inanimato è stilizzato, ti somigli quasi più di una fotografia, quindi questo mi ha fatto molto piacere. E c'è un altro... Ti interrompo, perdonami, perché vai. È proprio evidente questa cosa, la libertà, anzi il mezzo fumetto quanto possa dare libertà di affrontare tematiche con leggerezza, stiamo parlando di morte, di accettazione del proprio sé, in maniera assolutamente colorata, divertente, ma senza nessuno sconto, quindi forse tutte le persone che hanno una ritrosia, anche un malcelato snobismo verso il mezzo fumetto devono rivalutare assolutamente la modalità. E... Beh, questo sì, lo diciamo da... Tu che lettrice di fumetti sei, cosa ti piace leggere? Ma sono una lettrice varia, nel senso che mi piace davvero tutto, mi piacciono i mattoni super pesanti, ma mi piace anche leggere le cose più leggere, più ironiche, più scanzonate, quindi sono veramente tutto quello che è fumetto, io lo divoro. Una cosa che sicuramente consiglio, che ho letto da pochissimo, è Girl Juice. È un fumetto divertentissimo sulla Gen Z, su un gruppo di ragazze che vivono insieme. È veramente... mi ha divertito tantissimo, l'ho divorato. È molto molto colorato, anche quello è molto dissacrante su un sacco di cose. E niente, comunque io sono d'accordo sul fatto che il fumetto a volte riesca a rendere anche temi pesanti in modo super leggero, e è quello che ho cercato di fare, perché credo che sia più nelle mie corde rispetto a attaccare pipponi infiniti o usare insomma troppi tecnicismi. Sto scrivendo un saggio, ok, ma certo. Questo è un altro contesto, insomma. Certo. Senti, una domanda che riguarda un po' l'ambiente virtuale, perché nella storia ha molta importanza per vari motivi, un po' perché comunque questo tuo questo passaggio, diciamo, questa presa di consapevolezza arriva anche in un momento in cui il virtuale era ancora più importante, perché era il periodo del lockdown, se ho capito bene, e quindi diciamo che in quel caso era veramente un'ancora di salvezza, ma lo è in molti casi, soprattutto se si è parte della comunità queer, se si ha magari anche difficoltà emotive, personali, di carattere nel avere magari approcci diretti, approcci fisici di persona, no? Che ruolo ha in questa tua storia il digitale e come pensi che abbia modificato, nel tuo caso personale, se ti ha aiutato o invece se c'è stato qualche blocco causato proprio invece dal digitale? Ma io penso che per me sia stato molto importante, anche perché io vengo da un piccolo centro, non è un paesino, ma comunque non è neanche una grande città,
in cui non ci sono mai stati magari collettivi o associazioni né queer né femministe, quindi per me il mondo online è stato il primo incontro con un sacco di concetti che poi hanno cambiato la mia vita in meglio, dalla body positivity alla fat liberation al femminismo, e poi soprattutto il virtuale non deve per forza rimanere lì, e quindi la maggior certo. parte delle mie in realtà amicizie strette, delle persone che chiamo famiglia in questo momento, le ho conosciute online, quindi per me è stato molto importante, ed è vero che può essere anche un rifugio se sei una persona che, anche se vive dove esistono quelle cose, magari non ha il coraggio o ha un po' di ansia sociale per presentarsi a un gruppo di tantissime persone, quindi può essere un primo approccio per trovare le persone con cui hai cose in comune o con cui ti senti più a casa, quindi per me è una cosa positiva. Ovviamente ha i lati negativi come tutti gli altri, sappiamo tutto l'odio online che c'è, però credo che valga la pena comunque il rischio per quello che ha rappresentato nella mia vita. Sì, paradossalmente proprio magari per il mondo della body positivity e della fat liberation c'è un doppio binario, cioè da una parte c'è la possibilità di trovare finalmente delle rappresentazioni che non sono quelle solite, ma dall'altra c'è invece il peso del social che ti giudica per come sei fatta, quindi c'è sempre un po' questo doppio, bisogna trovare anche, bisogna da una parte forse farsi un po' di pelo sullo stomaco, cioè anche un po' cercare di affrontare tutto questo, e dall'altra ovviamente come dire, sfrondare, cioè trovare le proprie cose, le cose che non fanno soffrire, le cose anzi in cui ci si rispecchia. E anche impegnarsi a banalmente non mettersi a parlare del corpo delle altre persone. Quello sempre, vabbè, fondamentale, chiaramente. Eh sì, quello sarebbe il minimo della il minimo sindacale, diciamo. Umana, ma farebbe bene a tutti, perché sì, sì. Non parlare così tanto di corpi ci aiuta a concentrarci anche meno sul nostro. E invece noi siamo sempre lì a cercare ogni due minuti come appariamo, e questo non ci fa bene. Assolutamente. Grazie mille Chiara Lascura. Abbiamo parlato di Quiranta, pubblicato da Becco Giallo, sottotitolo Meglio tardi che mai. La tua seconda scelta musicale, invece, tu mi hai detto è più sul contemporaneo, diciamo, sulla sì. tua. E stiamo parlando di Fall in Love with a Girl di Cape Town. Come mai l'hai scelta? Esatto. Parte il titolo. L'ho scelta perché c'è un aneddoto molto carino, perché io sono stata al concerto di Cape Town con un gruppo di mie amiche, tutte persone queer, ma tutte persone queer appunto non adolescenti, non giovanissime, e abbiamo avuto questa esperienza molto carina di vedere invece come le persone giovani adesso vivono la loro identità, perché Cape Town è un artista trans che fa insomma dei diritti della comunità queer anche una sua bandiera, quindi ai suoi concerti ci sono orde di ragazzini e ragazzine che si abbracciano avvolti da bandiere, accompagnati dai genitori, coppiette che si baciano, ed è un po' un'esperienza che magari noi non abbiamo fatto perché non era così accettato o perché non avevamo fatto coming out, quindi ci siamo sentite un po' le zie, abbiamo avuto questo senso di protezione verso le persone più giovani di noi, però anche un po' di nostalgia per quello che non abbiamo mai potuto vivere. Però comunque è stato molto carino, e poi la canzone è super tenera, e quindi insomma mi piaceva mettere anche qualcosa di più recente e non anni 90, perché non sono ancora una di quelle persone che pensano che le cose belle siano solo nel passato. Grazie. E che la musica di oggi faccia tutta schifo. Insomma, grazie. Quando diventerò così, sparatemi. Sparatemi, anche a me. Subito dopo sparate anche a me. Ma prima andiamo succedere. A un concerto di questo tenore insieme. Infatti, per mi piacerebbe molto. Sì, che carineria. Tra l'altro sdoganiamo anche il concetto di tenerezza in questo fumetto, perché
secondo me molto spesso viene fuori, no? Il tuo lato tenero, e anche quanto le persone attorno a te adorano il tuo lato tenero, e questa cosa mi piace molto, perché la tenerezza è una di quelle robe un po' lasciate lì, un po' da parte, no? Dice, i gattini sono teneri, anche le persone possono essere tenere, sappiatelo. Esatto. Grazie mille, Chiara. E anche farsi i complimenti tra maschi non è che ci cadono. Esatto, anche due maschi possono essere teneri, carini, esatto. Dolciotti. Grazie mille, Chiara. Grazie. A presto. Ciao. Grazie a voi, ciao.